Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci per la rassegna stampa di oggi, che è 6 ottobre. Diciamo che sostanzialmente si dividono le prime pagine dei giornali il seguito delle valutazioni sulle elezioni con uno sguardo ai ballottaggi e dall'altra parte quello che è avvenuto ieri, prima nella cabina di regia e poi nel Consiglio dei Ministri, cioè la stessa cosa, che la Lega non ha partecipato e diciamo, i giornali lo interpretano come uno strappo, addirittura c'è chi parla di crisetta di governo come Libero, insomma questo è il quadro. Ora direi che manteniamo, poi ci sono delle cose interessanti sul piano giudiziario, varie inchieste aperte, cercheremo di fare tutto, magari sacrificando tutta una serie di cose, ancora oggi giornali, pagine e pagine sulle elezioni, ma insomma quello che abbiamo visto ieri mi sembra tutto. Vi segnalo oggi, e la leggiamo subito in apertura, che ci introduce al capitolo elezioni, ci sono due interviste di Renzi, una al Messaggero e l'altra alla Stampa. Comincerei da quella, cioè prenderei quella alla Stampa, ovviamente non vi leggo due interviste, nonostante siamo di Italia Viva e nonostante la rassegna stampa va anche sul sito di Italia Viva, ma insomma tendenzialmente poi il succo è lo stesso. Allora andiamo a pagina 9, Fabio Martini che intervista Renzi, il titolo è Renzi esulta e si prepara per il nuovo centro, il PD mi ringrazia, il Movimento 5 Stelle non arriva al 2023 e così abbiamo sistemato. Ma insomma, dice Martini, introduce così l'intervista, la prima cosa che dice subito, sono felicissimo, felicissimo. Certo, dopo ogni elezione, se le cose non sono andate malaccio, è buona regola per ogni politico ostentare buon umore. Ma Matteo Renzi in queste ore è su di giri anche in privato, come racconta chi ci parla a riflettori spenti. Lui ripete, sinceramente meglio di così non poteva andare. E così partono le domande di Martini. Renzi, che il vincitore non discusso di questo turno elettorale sia il PD di Enrico Letta rientra tra i motivi della sua felicità? Certo, risponde Renzi, il PD era per Conte, ora è per Draghi. Abbiamo salvato l'anima riformista di questa esperienza. Prima o poi ci ringrazieranno. In queste ore si compie una parabola che è iniziata col Papete, quando mandammo a casa Salvini, che si è sviluppata nel 2021, quando contro tutti facemmo l'operazione Draghi, e che si completa oggi con la sconfitta dei sovranisti sui territori. E quanto al PD, vince quando abbandona la linea per me suicida del o conto morte. La lezione di questa tornata amministrativa è chiara e forte. Il PD dovrà abbandonare i grillini, ci sarà spazio per un'area liberal-democratica, i 5 Stelle non arriveranno al 2023, dice Martini. Quindi, senza ironia, lei si sente un patriota? E dice Renzi, sono uno che pensa prima al paese e poi alla sua parte. Con l'operazione Draghi abbiamo salvato l'Italia, che era la priorità. Fa il paio con il salvataggio dei pieni poteri di Salvini 2 anni fa. Ancora dice Martini, i 5 Stelle sono in crisi, ma vederli svanire in 15 mesi non le pare eccessivo? Risponde Renzi, ci metteranno meno di 15 mesi, mi creda. Loro cosa sono oggi? Non sono più l'anticasta e sono dentro il palazzo, stando a tavola. E con quale ingordigia, peraltro? Se sei contro l'Expo a Milano e poi provi a sostenere il sindaco dell'Expo, alla fine resti fuori. Conte impone la candidatura del Fatto Quotidiano e non entra neppure in consiglio. Scusate, Conte impone la candidata del Fatto Quotidiano e non entra neppure in consiglio comunale. Non è fantastico? Non c'è più spazio politico se si istituzionalizzano, c'è il PD, se si movimentizzano c'è paragone. E d'altra parte la popolarità non è consenso, Conte riempie alcune piazze ma non riempie le urne, neppure dove riempie le piazze. Non vuole parlare delle grandi città, parliamo delle piccole, eboli. E dice Martini, domanda la sua spiegazione, e dice Renzi, la gente va a vedere il personaggio, Conte è percepito più come influencer che come leader politico, poi vai a vedere i voti. Grande piazza a Eboli, ma 5 Stelle al 4%, noi al 7%. Sono forti nei sondaggi, poi vai a votare e prendono meno di noi. Ancora dice Martini, tutti dicono si è rafforzato il governo, è vero, a quale condizioni? Risponde Renzi, è vero incondizionatamente, queste elezioni paradossalmente le ha vinte l'unico che non ha partecipato, Mario Draghi, che si è rafforzato. Pensiamo alla contraddizione di Salvini, ha scelto di inseguire Meloni anziché seguire Draghi. Avesse fatto l'opposto, avremmo un altro racconto, un altro risultato. Lui ha iniziato a perdere queste elezioni quando si è messo a fare la guerra al Green Pass.
Poche cose sono più assurde di questa. Ancora domanda, a questo punto entrando nel merito delle amministrative. Martini dice: sul ballottaggio di Roma Calenda riflette, e lei? E dice Renzi: le questioni legate agli apparentamenti è giusto che se le veda chi ha corso, a cominciare da Carlo Calenda. Se io fossi romano voterei Roberto Gualtieri senza alcun dubbio. Al primo turno avrei votato con grande convinzione Calenda, penso che avrebbe fatto bene il sindaco, ma nel momento in cui non riesce ad andare al ballottaggio è evidente che occorre scegliere tra il candidato della Meloni e il candidato europeista. Ancora dice Martini: Calenda, mettendoci la faccia, si è conquistato lo spazio per rivendicare il primato su un'area riformista che tarda a nascere, forse perché è affollata da talentuosi egolatri? Risponde Renzi. Calenda ha ottenuto un ottimo risultato a Roma, dove peraltro i primi degli elettori e i primi degli eletti, scusate, sono due ragazzi bravissimi di Italia Viva, parentesi lo dico io, sono Valerio Casini e Francesca Leoncini. Ma da Milano a Bologna, da Napoli alle prossime elezioni in Sicilia e Sardegna, i protagonisti sono stati e saranno tanti, in molti casi donne. E lei in che ruolo giocherà? Centrocampista avanzato, rifinitore? E domanda Martini. Risponde Renzi: mi sento impegnato a dare una mano senza preoccuparmi per me o per il mio ruolo. Intendo facilitare la costruzione di una casa ampia di riformisti nella quale possono stare da protagonisti coloro che vengono da Forza Italia, PD, Italia Viva, tutti coloro che non si riconoscono nei due estremi, quello populista di destra e quello 5 Stelle. Ancora Martini: se ne parla da tempo, per ora senza costrutto. E dice Renzi: nascerà un'area forte, bella e soprattutto ampia. Ampia, domanda Martini, chi ci vede dentro? E risponde Renzi: più ci sottovalutano, più ci agevolano. Ci avevano sottovalutato dopo il Papete nel 2021, ci davano per morti e abbiamo portato Draghi. Credo che sottovalutino quest'area impreziosita da tante personalità. Chiude così l'intervista Martini, parafrasando Nanni Moretti e rivisitando Berlusconi. Se uno dicesse: con quei due leader il centrodestra non governerà mai, risponde Renzi: questo accostamento tra Nanni Moretti e Berlusconi è suggestivo ed è il senso di come cambia la storia. Berlusconi pensa cose che non dice e dice cose che non pensa. Talvolta gli capita, come è capitato col vostro giornale, di lasciarsi andare. Non metto il naso tra loro, il naso tra le loro divisioni, ma se il centrodestra continua ad inseguire no vax e no pass, perde. Alla fine, una delle analisi politiche più convincenti l'ha fatta il virologo Matteo Bassetti. I vaccini stanno sconfiggendo il virus, ma anche i candidati di destra. Condivido così Renzi, e con questa intervista apriamo, diciamo, il capitolo elezioni, su cui ci sono pure molti commenti, quindi cercheremo di essere rapidi. La Stampa dedica parecchie pagine, dalla 6 alla 13, così ricapitoliamo le varie cose. Allora, innanzitutto quello che accade nel centrodestra, il leader leghista tra lotta e governo. Meloni: ora dobbiamo incontrarci. Poi c'è l'accelerazione sul vertice del centrodestra, presentiamoci in modo compatto ai ballottaggi. Si tenta di recuperare così, vedremo se accadrà. Intervista poi di Cesare Zapperi a Molinari, che dice: è accaduto un fatto molto grave, ci accompagnano verso la porta, non possiamo essere messi di fronte al fatto compiuto, con un governo politico ci sarebbe stata la crisi. Ah, qui si riferisce, scusate, allo strappo, perdonate, non avevo letto. Pensavo si riferisse alle elezioni. Poi, pagina 8, i voti ceduti dal Carroccio all'astensione a Fratelli d'Italia e l'analisi dell'Istituto Cattaneo sui flussi elettorali delle comunali, i consensi persi dal Movimento 5 Stelle finiti nel non voto. A Torino quasi un elettore su due, mentre invece quelli del Carroccio vanno sia al non voto che a Fratelli d'Italia. E poi qui, insomma, c'è tutta l'analisi fatta dall'Istituto Cattaneo, è interessante, l'affluenza è crollata soprattutto nelle periferie dei grandi centri, a Roma si passa dal 56,7 dei Parioli al 42,9 di Torbella Monaca. Poi andiamo a vedere i personaggi, a pagina 10 si occupa di Calenda. Calenda terzo, la sua lista è prima, le condizioni a Gualtieri, no al Movimento 5 Stelle, per l'ex ministro il 19,8%. Il PD dica che i 5 Stelle non saranno in giunta. Raggi perde 250.000 voti rispetto al 2016, oltre 500.000 sul secondo turno. Beh, insomma, adesso farò un raffronto tra un primo turno adesso e il secondo turno. È chiaro che al ballottaggio prendi più voti, almeno inevitabilmente, perché superi i voti del primo turno. Vabbè. Il retroscena di Maria Teresa Meli, il piano del leader di Azione con Renzi e Bentivogli per la nuova area riformista, l'idea di un soggetto centrato sull'agenda Draghi. Poi, se volete, a pagina 11 c'è un racconto di Fabrizio Roncone,
consigli pratici, riunioni, sms agli elettori, la caccia ai voti decisivi di Carlo e Virginia, i big romani del centrodestra, Michetti, basta con la retorica dell'impero, il candidato Dem conta su uno staff agile per sfruttare meglio i tempi stretti. Poi si parla di Sala che affretta per cambiare la città, il recovery è cruciale, Roma faccia presto, a pagina 12 del Corriere della Sera, mentre a pagina 13 ci si occupa del Movimento 5 Stelle, la strategia di Conte divide 5 Stelle e sale la tensione sulla sulle scelte dei vice, e poi nel taglio basso, questo era Emanuele Buzzi, nel taglio basso Marco Marisio ci parla delle due sindache a Pendino Raggi, il partito delle ex sindache che fa muro sui ballottaggi. A questo proposito voglio segnalarvi due commenti oggi che riguardano proprio questo tema, uno di Chiara Saraceno sulla Stampa a pagina 29, un altro di della Marzano sulla Repubblica a pagina 34, e tutte e due mettono in evidenza come con la dipartita politica di Raggi a Pendino non ci sono più sostanzialmente donne sindache nei grandi centri, e anche nei piccoli sono molto poche. Vabbè, dicevo, visto che stiamo parlando del Movimento 5 Stelle, vi voglio segnalare anche scusate, Libero a pagina 9. Nel Movimento 5 Stelle vogliono processare Conte dopo la debacle. Nelle grandi città spunta una petizione per far dimettere il nuovo capo politico. I candidati sconfitti lo accusano, mette la faccia anche dove abbiamo perso, no, metta la faccia anche dove abbiamo perso. Di Battista sfotte gli ex compagni, da Francescani a Franceschini. Insomma, vedete che la profezia di Renzi rischia di avverarsi addirittura prima dei 15 mesi. Ma se non vi basta questo, potete andare sul Riformista a pagina lo vediamo subito, a pagina 5, e se non erro è Aldo Torchiaro che se ne occupa. Esatto, 5 Stelle, Conte come Attila, dove è passato il crollo, gli effetti del tour dell'avvocato del popolo non si sono visti, le urne raccontano un paese che festeggia la liberazione dal grillismo a partire da Roma e Torino, ora è resa dei conti in ciò che resta del movimento, la corsa a Napoli per stare col vincitore, ma Raggi da sola. Questo tra l'altro è quello che ci dicono i giornali sul Movimento 5 Stelle. Vedremo poi qualcos'altro anche che abbiamo sul PD, ma dicevo, vabbè, quindi questo è il Corriere della Sera. Poi ovviamente si occupa di tante altre cose, Napoli, i candidati flop, i candidati hanno vinto, vabbè, ma sono cose che non ci interessano particolarmente. Per quanto riguarda Repubblica, andiamo subito a pagina 8, dove si parla di Roma. Bivio Roma per Conte, elogio al candidato PD, ma l'ala dura resiste. Il leader deve decidere se schierarsi al ballottaggio col centrosinistra. Gualtieri è una persona di valore, è finita la stagione dei soli a tutti i costi, e Raggi conciliante. E tra l'altro qui si mette in evidenza come c'è la condanna dei sindaci 5 Stelle, nessuno arriva a fare il bis. E poi c'è un'intervista che Giovanna Vitale fa a Gualtieri, convergenza naturale con gli elettori di Calenda e Raggi, i moderati non votano Michetti. E qui si mette in evidenza anche con Giovanna Casadio, invece Calenda che ribadisce niente grillini in giunta per il mio voto sostanzialmente. Segnalo anche a pagina 11 un articolo di Lorenzo D'Albergo che si occupa delle periferie, è un racconto che si fa, le periferie dell'astensione, in 5 anni nulla è cambiato, a Roma ha vinto la sfiducia. All'indomani del voto viaggio nei quartieri disagiati della capitale che furono volano per la sindaca Movimento 5 Stelle, tra spaccio e degrado prevale la delusione. Questo è quello che ci dice Repubblica. Andiamo anche sulla Stampa, perché ovviamente non sto leggendovi le cose che sono già in tutela, ma sempre sulla Stampa, anche qui sul tema delle periferie, tutti si dedicano alle periferie. Le periferie silenti, tra promesse non mantenute ed effetto pandemia sale l'astensionismo, una risposta alla politica che parla solo ai centri della città. Questo è Gabriele Romagnoli sulla Stampa. Ancora ovviamente guardiamo anche qualche giornale di centrodestra, andiamo con Il Giornale, ammesso che io lo trovi. Ah, forse mi è caduto per terra, questa è la prima volta che succede questa cosa, vi chiedo scusa. Eccoci qua,
Eccoci qua, il giornale parla a pagina 5, Meloni chiama il cavaliere Matteo, alleanza bizzarra, però siamo uniti, la leader di Fratelli d'Italia analizza il risultato del partito, siamo in crescita ovunque e sui ballottaggi assicura insieme possiamo farcela. A Roma andremo casa per casa per convincere gli astenuti. Questo è quello che dice Giorgia Meloni. Vi segnalo ancora il Riformista, pagina 2, intervista Formica, che dice: amministrative no, sono state elezioni politiche e ha perso il Conte 1. Questo voto rinnega quello del 2018 che ha dato vita a un Parlamento in maggioranza sovranista e populista, e i veri sconfitti oggi sono l'ex premier Salvini e Di Maio. Guardate, questo tema lo vedremo anche nei commenti, tutti sostanzialmente dichiarano con questa con questo voto sostanzialmente la fine del populismo e del sovranismo, tutti tranne il Domani, che con Nicola Imberti a pagina 7 dice: la notizia della morte del sovranismo è esagerata, il futuro del centrodestra. Ve lo segnalo, se volete sul Domani lo potete vedere. Visto che ci siamo, guardiamo anche il Dubbio, perché ha un'intervista con Ettore Rosato a pagina 2, ovviamente non me ne vorrà, ma avremmo detto quella di Matteo, se no non abbiamo tempo per la rassegna stampa. Ma dice Rosato: Roma ha perso il miglior sindaco, Calenda. In Italia serve un centro riformista. L'esponente renziano sul ballottaggio nella capitale dice: nei prossimi giorni parleremo con tranquillità, verificando l'interesse da parte di Gualtieri di avere il nostro contributo. Questo è quello che dice Ettore Rosato. Andiamo avanti, poi vi segnalo, questo diciamo ve lo segnalo, non ho il tempo di leggerlo, ma insomma c'è un'intervista a Giorgia Meloni sul Messaggero, quindi abbiamo Gualtieri sulla Repubblica e la Meloni, quindi come se la Meloni fosse la candidata al ballottaggio, andata al ballottaggio, non è così, ma insomma dice: Fratelli d'Italia contro ogni nuova tassa, ballottaggi, partita aperta. Dice che la Lega ha fatto bene a non votare il CDM una delega in bianco, e dice: ora uniti per Michetti a Roma siamo in vantaggio e dobbiamo crederci. Ora uniti per Michetti a Roma, ma quel poveraccio di da Milano invece a Torino l'abbiamo già archiviato praticamente. Vabbè, scusate. Allora, passiamo rapidamente ai commenti. Intanto vi segnalo il Corriere della Sera, che scende in campo con il direttore Luciano Fontana, e inizia in prima pagina, ma andiamo direttamente a pagina 36, e scrive tra l'altro: le illusioni cadute con il voto, il futuro delle coalizioni. Qui si occupa sia di centrodestra che di centrosinistra. Per quanto riguarda il centrodestra, tra l'altro dice: Fratelli d'Italia e Lega si sono presentati agli elettori sull'onda dei sondaggi favorevoli, hanno pensato che questo bastasse, non hanno ragionato su quanto la stagione del Covid abbia cambiato le priorità degli italiani. Hanno civettato per mesi con le minoranze Novax e No Green Pass, non hanno colto la profondità delle preoccupazioni delle persone per la loro salute e per la piena ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza. Si sono sfiniti in una competizione tra alleati senza trovare una sintesi e leader riconosciuti. Hanno scelto all'ultimo minuto i candidati dopo settimane di veti reciproci. L'impronta moderata e liberale di un centrodestra che aspira al governo è svanita all'orizzonte, richiamata solo da quella parte di Forza Italia coerente nel suo sostegno al governo Draghi, ma minoritaria nella coalizione. Le suggestioni sovraniste rese improbabili, inadeguate nella pandemia, sono rispuntate in continuazione e hanno provocato alla Lega una notevole tensione interna con il partito degli amministratori del Nord. Perdere così clamorosamente Milano non è uno scherzo, non lo è per Salvini e neanche per Giorgia Meloni. Il rischio dietro l'angolo per la leader di Fratelli d'Italia è di crescere nelle urne ma restare ininfluente dal punto di vista del governo e delle scelte per il paese. Se potessi darle un consiglio, le direi di tenere sempre sulla scrivania la foto di Marine Le Pen al ricordo perpetuo del pericolo che incombe sulla sua avventura politica. E questa cosa di Meloni Le Pen in molti commenti emerge, diciamo. E poi si occupa del centrosinistra. Dall'altro lato del campo, nonostante il buon risultato del PD, è difficile ancora parlare di una vera alleanza di centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle esce fortemente ridimensionato, in alcuni casi addirittura azzerato dal voto. La stagione della solitudine si è chiusa e probabilmente non tornerà mai più. L'ultimo tentativo messo in campo da Virginia Raggi è fallito sotto il peso di un'esperienza amministrativa disastrosa. È inutile girarci intorno.
Per il movimento è il tempo delle scelte, pena la dissoluzione di una storia che ha visto i grillini solo 3 anni fa diventare il primo partito in Parlamento. Giuseppe Conte guiderà un Movimento 5 Stelle dimezzato che deve decidere in tempi rapidi la sua nuova identità e la sua collocazione sulla scena politica. Conclude così Fontana. Sotto l'ombrello del governo d'emergenza guidato da Draghi può con fatica nascere, se i partiti ne avranno la forza e soprattutto la volontà, un nuovo bipolarismo, una competizione tra due coalizioni consapevoli della lezione che il Covid ha impartito. Il centro-sinistra, superando le sue 1000 divisioni, rinunciando allo spirito di superiorità e mostrando attenzione al mondo dell'impresa e del lavoro che teme le derive stataliste. Il centro-destra costruendo quel polo conservatore che archivi per sempre la stagione del sovranismo. E anche questa è un'illusione? È possibile, dice Fontana. Ma se accade, con serietà e in fretta, non ci resterebbe che continuare a vivere non ci resterebbe che continuare a vivere nell'instabilità e nella bolla delle ricette irrealizzabili, nel continuo sospetto degli altri paesi che coltivano sulle nostre capacità di crescere e giocare un ruolo globale. È l'ultima cosa che possiamo augurare all'Italia. In tutto questo, tutti i giornali ovviamente plaudono al premio Nobel che è stato dato al fisico Parisi, e mettono in evidenza che come questa, anche sotto questo punto di vista, sia un anno e una stagione straordinaria per il nostro paese, appunto non soltanto dal punto di vista dello sport e via dicendo. Bene, abbiamo visto Fontana, andiamo avanti. Ezio Mauro sulla Repubblica si occupa soprattutto del centrodestra, il paese cambia e la destra non lo sa, in prima pagina. Andiamo direttamente nella pagina 35 e scrive Ezio Mauro: è come se la lunga battaglia con la pandemia e i suoi effetti fisici, morali, economici, di relazione ci avesse vaccinati anche dal punto di vista sociale, e oggi, arrivato fin qui, il paese chiedesse di non essere più interpretato secondo le categorie primitive della rabbia, dell'egoismo e della paura, perché esiste un altro destino per l'Italia. Col voto le città decretano infatti l'inizio della fine della stagione populista. Ecco, vedete che ritorno. Alzare continuamente la temperatura negoziale, soffiare su ogni fuoco, trasformare qualsiasi nodo in conflitto, spargere la falsa credenza dell'esproprio di verità delle élite, disarcionare l'Italia dal suo mondo di riferimento per portarla dentro una geografia immaginaria e una storia avventurosa, comporta un prezzo troppo alto in termini di tenuta del sistema, di logoramento delle istituzioni, di prospettiva e alla fine addirittura di sicurezza. Il paese si sta rendendo conto di questo costo dopo anni passati a diffidare di se stesso e cerca un'altra strada. Il linguaggio di Draghi, tarato sulla dimensione dei problemi e sulla ricerca di soluzioni, l'istituzionalizzazione progressiva dei 5 Stelle nel passaggio da Grillo a Conte, questo leggendo i giornali non si direbbe proprio, ma insomma, isolano la doppia destra di Salvini e Meloni come un'anomalia, che ha naturalmente un suo robusto mercato elettorale, ma non riesce in alcun modo a parlare all'altra parte del paese e a trasformare i numeri in un'egemonia di pensiero, i consensi in cultura di governo. Finché anche gli elettori l'hanno giudicata anomala, facendo precipitare la Lega dalle percentuali dove si era issata alle elezioni europee, senza consentire a Fratelli d'Italia, che ha confermato la sua crescita, di sfondare diventando la forza padrona del campo, ecco perché la destra rimane fuori dal municipio delle grandi città. Queste ultime, questo limite culturale che le impedisce di concettualizzare il paese nel suo insieme, questo spirito da setta, questa tragica incompiuta nell'elaborazione storica del fascismo, condizionano il processo interno di selezione della classe dirigente, bloccandolo e immiserendolo. Scrive ancora poi Mauro, passando al PD: il PD nel deserto politico di questi anni si è trovato quasi inevitabilmente a esercitare il ruolo di spina dorsale di un sistema indebolito al governo e all'opposizione del cesarismo democentrico di Berlusconi, come del salvismo d'assalto nell'esecutivo grillo-leghista. Oggi incassa nelle città, con la vittoria in tutti i capoluoghi al voto, meno Trieste, il primo riconoscimento di questa funzione nazionale, sia pure in mezzo a 1000 contraddizioni. Sembra quasi che improvvisamente l'elettorato abbia riconosciuto il merito della responsabilità generale, per troppo tempo misconosciuta come merce senza valore nel mercato politico, dove invece andava a ruba il suo contrario. Chiude così. Cosa accadrà? L'intesa di centrosinistra tra Democratici e Grillini verrà confermata ed estesa. Il progetto di premiership di Conte sull'area progressista verrà dimensionato a ipotesi tra le tante possibili. Il modello di Letta, che oggi può far valere la sua forza oltre al suo impegno, è duplice. Da un lato Prodi,
per costruire un nuovo Ulivo che tenga insieme tutte le forze europeiste contrarie al sovranismo, da Conte a Calenda, cui spetta oggi l'onere inevitabile di scegliere tra destra e sinistra, trasformando un successo personale in un progetto politico. Dall'altro lato Scholz, che in Germania vuole sostituire la CDU al potere confermando l'eredità politica di Angela Merkel, come Letta punta a fare con Draghi nel 2023. Nella volubilità dell'elettorato, nella fragilità della crisi, è consigliabile non fare progetti che vadano oltre i 15 giorni, anche per aspettare i ballottaggi e le possibili sorprese. Ma intanto non si può ignorare il significato del voto. Le città hanno parlato e soprattutto hanno portato alla luce un cambio nella psicologia del paese. Il sentimento italiano è cambiato e la destra lo sa, per questo ha perso e le è rimasto il risentimento. Così scrive Mauro sulla Repubblica. Andiamo avanti perché ci sono parecchie cose sulle elezioni. Segnala adesso Minzolini sul Giornale, così vediamo anche ovviamente altre campagne. La mette così. Miraggi, scrive tra l'altro Minzolini, i fenomeni più essenziali in politica sono i miraggi, cioè da per scontata o immaginare una realtà che poi si dimostra fallace. Vedi la crisi del papete aperta da Salvini nella convinzione di avere le elezioni in tasca, o ancora la sicumera con cui Giuseppe Conte accettò la sfida in Parlamento che portò alla crisi del suo governo. Sempre il miraggio di avere ogni caso la vittoria in tasca ha portato in queste elezioni una parte del centrodestra a trascurare la profonda metamorfosi che il paese ha avuto dopo il Covid. Poi dice, ora però un abbaglio nella lettura dei dati elettorali rischia di averlo Enrico Letta e i suoi alleati se immaginano di sfruttare il voto di domenica per spostare il baricentro del governo a sinistra. Ora, bisognerebbe far presente a Minzolini che non è che lo sta facendo Letta, il problema è che lo sta facendo Salvini che, diciamo, agisce in un determinato modo, e poi lo vedremo anche questo c'è nei commenti, ma insomma la riforma del catasto è stato un tentativo che andava in questa direzione, abortito perché i ministri della Lega hanno disertato il Consiglio dei Ministri e la delegazione di Forza Italia ha congelato ogni conseguenza fino al 2026. In poche parole, la declinazione della riforma ricadrà sulle spalle di un altro governo e di un altro Parlamento. Solo che si tratta di un segnale del mood che contagia già il PD e i suoi alleati, cioè quello di immaginare che le elezioni di domenica scorsa abbiano segnato un giro di boa, che la sinistra abbia superato la sua crisi e che si sia agli albori di un nuovo Ulivo. Ma non è così. Il punto è che l'elettorato moderato non è passato sul versante del centro-sinistra. O ha disertato le urne perché non si è sentito rappresentato da un centrodestra che ha il motore e il volante a destra, o si è rifugiato in esperienze come quelle di Calenda e già al secondo turno o diserterà le urne o tornerà a casa. Beh, insomma, ha già deciso tutto Minzolini. Vabbè. Insomma, non ha cambiato casacca. E anche l'idea di Letta di allargare lo schieramento rischia di avere pochi interlocutori. C'è un Giuseppe Conte depotenziato che insieme al suo ruolo istituzionale ha perso anche 8 decimi della sua popolarità, mentre i leader del grillismo DOC, dalla Raggi all'Appendino, guardano con una certa diffidenza l'abbraccio con il PD. Quindi Letta rischia di portare a casa non un partito alleato, ma un appendice di partito. Su Calenda il discorso è diverso, ma l'epilogo simile. L'ex ministro è riuscito a mettere in piedi la lista che ha riscosso più consensi a Roma, solo che metà di questi voti sono moderati e non riuscirà mai a portarli in dota a Gualtieri o all'Ulivo di Letta. In sintesi, queste elezioni non le ha vinte il PD, semmai hanno fatto di tutto per perderle Salvini e la Meloni. Questa è la valutazione che fa Minzolini sul Giornale. Voglio segnalarvi ancora due cose che sono Campi sul Messaggero. Anche Campi si occupa, andiamo a pagina 27, si occupa di tutti e due gli schieramenti. E l'analisi Campi è questa, il segnale ai partiti che arriva dalle urne. Dice, molti di questi non votanti, tra l'altro scrive Campi, d'area moderata o simpatizzanti del centrodestra, molti di questi, fa riferimento, scusate, a quello che è successo a Roma, Milano e via dicendo. Dice, qui si apre il capitolo degli errori che avrebbero fatto Salvini e la Meloni. Hanno scelto, peraltro tardi, i candidati sbagliati, come si continua a ripetere. In realtà hanno scelto i candidati giusti dal loro punto di vista, ma a partire da un ragionamento sbagliato. Vedete che poi leggiamo Cerasa che ha una, diciamo, opinione diversa, che sarebbe, i candidati giusti dal loro punto di vista, ma a partire da un ragionamento sbagliato, che sarebbe bastata la loro esuberante presenza mediatico-propagandistica per supplire la mancanza di notorietà di alcune delle personalità prescelte. Hanno pensato, sbagliando, di poter proiettare sulla sfera locale, dove invece contano soprattutto le credibilità o lo status sociale dell'aspirante sindaco, la forza della loro leadership.
Sono inoltre arrivati tardi a cavalcare la stagione del civismo, quando c'è nessun esponente di peso della società civile, a meno che non sia straordinariamente incosciente o vanitoso, ormai pensa di rovinarsi la vita andando a fare l'amministratore locale. Pochi soldi da spendere, compensi miserandi per il ruolo, magistratura e la stampa in agguato. Dice ancora Campi, dice, ma la cosa più paradossale è che i due capi del centrodestra, capaci in altri tempi di fiutare l'aria che tira e di lucrarci sopra, hanno dimostrato di conoscere poco i loro stessi elettori. Spesso piccoli imprenditori, medi professionisti, pensionati e casalinghi, economicamente e psicologicamente stremati dalla pandemia, che dunque hanno accolto come una liberazione la possibilità di vaccinarsi e di tornare a una vita più normale. Costoro devono davvero non hanno capito la contrarietà ideologica al Green Pass da posizioni libertarie dei loro paladini politici e non avendo capito non hanno votato, oltre ad essersi forse un po' stancati di una oratoria, quella meloniana-salviniana, strutturalmente ansiogena e aggressiva, sempre all'attacco, martellante e polemica, poco aderente al bisogno di serenità sentito oggi dalla gran parte dei loro stessi elettori. Poi passa al PD. Ciò detto, il PD e Letta escono certamente rafforzati da questo voto. L'idea del campo largo di coalizione estese dal centro alla sinistra radicale ha funzionato a livello locale. Ci si chiede se possa funzionare anche sul piano nazionale. L'esperienza pregressa, vedi l'Ulivo Prodiano, che in realtà poi era l'Unione addirittura più che l'Ulivo, è l'Unione quella che diciamo fa rivenire in mente quello che dice Letta, non l'Ulivo che è una cosa diversa, ci dice di no. Imbarcando tutti si vince, ma poi si governa male o non si governa proprio, chiedere a Prodi. Semmai Letta potrebbe approfittare di questo buon risultato per dare una definitiva raddrizzata al suo partito, da un lato mettendo all'angolo gli oligarchi che per anni si sono fatti la guerra al suo interno, mangiandosi tutti i segretari, dall'altro ridefinendone il profilo progettuale e strategico. Al momento ci si accontenta di definirsi progressisti ed europeisti, fa call e dall'idea che si stia cavalcando lo spirito del tempo, ma dice politicamente poco, scrive Campi. In realtà la questione del riformismo istituzionale ed economico e sociale nella sinistra italiana continua ad essere la vera discriminante. Quelle riforme, cioè quei cambiamenti strutturali per fare le quali c'è appunto voluto un tecnico, mentre la sinistra si baloccava con l'ideologia e a costo zero dei diritti civili o si arroccava su posizioni di conservatorismo costituzionale e di mera difesa dello status quo in termini di potere statal burocratico. Nel PD, prima di lavorare sulle alleanze, a partire da quella eventuale con il partito di Conte, c'è una mentalità da cambiare, dice Campi, che poi dedica anche una cosa al Movimento 5 Stelle. Da visionari postmoderni che erano alle origini, prima si sono accontentati di raccogliere il consenso delle periferie arrabbiate e frustrate nel nome della lotta alla politica di professione e del risentimento sociale, poi hanno cavalcato il giustizialismo e le manette per tutti, poi si sono convertiti all'assistenzialismo di Stato in stile vecchia Democrazia Cristiana. Adesso, sotto la guida di Conte, potrebbero diventare una sorta di stampella centrista moderato pragmatica dell'Unione Progressista guidata dal PD di Letta. Un triste destino che rischia di condurli a una lenta estinzione, un'occasione in fondo persa per la politica italiana. Vedete, estinzione, la parola estinzione torna anche nelle parole di Carlo. Il suicidio quotidiano della destra è invece l'editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio. Dice, nelle ore immediatamente successive alla ufficializzazione dei risultati elettorali, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno reagito alla batosta delle amministrative offrendo due interpretazioni dei fatti piuttosto omogenee. La prima interpretazione, tipica di chi non vuole occuparsi di ciò che è successo alle elezioni, ha coinciso con la drammatica denuncia del fenomeno dell'astensione, denuncia condita da una serie di annotazioni solenni finalizzate a sottolineare il clima di scarsa democraticità del paese. E poi dice la seconda annotazione molto più interessante ha coinciso invece con una denuncia in vero molto ingiusta indirizzata da Salvini e Meloni ed in parte anche da Berlusconi contro gli sfortunati candidati scelti dal centrodestra nelle grandi città. E scrive ancora così Cerasa: ma il loro accanimento contro il Bernardo da Milano, Michetti, Maresca, contro i Battistini è oltre che ingiusto, semplicemente incomprensibile. Incomprensibile perché i candidati scelti da Salvini e Meloni e Berlusconi per le grandi città hanno rappresentato e rappresentano non un centrodestra che non c'è, ma semplicemente il centrodestra che c'è. Dice un centrodestra confuso, lacerato, incomprensibile, impresentabile, estremista, diviso, senza leadership, più simile a un'illusione ottica che a un progetto politico. Un centrodestra che da mesi tratta i propri elettori come i registi del Grande Fratello VIP
e ieri hanno trattato i concorrenti del reality show. Ancora, e che da mesi tenta in tutti i modi di seguire più l'agenda di Gianluigi Paragone che l'agenda di Mario Draghi. Da questo punto di vista, i candidati scelti da centrodestra per questa tornata elettorale sono il riflesso perfetto di una coalizione che ormai esiste solo sulla carta e che mette insieme tre partiti che hanno tre linee non sovrapponibili: un partito che considera l'agenda Draghi come l'agenda del centrodestra, che è Forza Italia, un partito che considera il governo Draghi come la sciagura del centrodestra, Fratelli d'Italia, e un partito che considera la propria partecipazione nel governo Draghi sostenibile solo a condizione di non lasciare all'opposizione l'agenda dell'opposizione al governo Draghi, la Lega. Si potrebbe dire, e forse persino sperare, che la scoppola ricevuta possa indurre il centrodestra a cambiare registro e a fare un investimento sincero sulla nuova stagione politica dominata da Draghi. Si potrebbe sperare tutto questo e sperare anche che la destra prenda atto che l'estremismo non si può combattere con una buona legge proporzionale. Ma la verità è che il centrodestra, la lezione delle amministrative, più che comprenderla, potrebbe travisarla. E travisarla per Salvini significherebbe una cosa semplice: continuare a inseguire l'irrilevante agenda Meloni piuttosto che cominciare finalmente a seguire l'ambiziosa agenda Giorgetti. I primi segnali post voto non sono incoraggianti. Ieri la Lega ha disertato il Consiglio dei Ministri che ha approvato la delega fiscale. Per il centrodestra forse il peggio deve ancora venire, così chiude amaramente, diciamo, Cerasa. Vorrei a questo punto però chiudere con una cosa che c'è sulla Repubblica di Serra, è l'incipit della sua rubrica, perché la mette così Serra: si ricordano pochi discorsi dignitosi e importanti di politici sconfitti. Uno fu quello di Matteo Renzi nel 2012, quando Bersani vinse le primarie. Si tratta di una vittoria netta che nessuna polemica può mettere in discussione. Pierluigi ha vinto, noi abbiamo perso. Impareremo dagli errori, buon lavoro. Quella sconfitta è stata forse il passaggio più alto della sua storia politica, sia detto senza alcun sarcasmo. Perdere non è mai facile. Si suggerisce il ripasso di quel discorso disponibile su YouTube al candidato milanese del centrodestra Bernardo, il cui commento post voto è stato così misero da far capire meglio di ogni analisi politica perché questo signore ha perso in modo così catastrofico. Di politica non capisce niente, che per uno che voleva diventare sindaco di Milano non è un problema da poco, scrive tra l'altro Serra, che però ha voluto valorizzare quel bello, veramente bello, bel discorso di Renzi nel 2012. Bene, vediamo allora adesso il capitolo strappo della Lega, il Corriere della Sera, pagine 2 e 5, dalla 2 alla 5, riforma fiscale, il caso Lega, Draghi, ora Salvini spiegherà, poi c'è il retroscena di Verderani, dimmi almeno cosa c'è che non va, poi il Premier decide di tirare dritto, questa è la domanda che ha fatto a Garavaglia, che ha detto che non... sarebbe andato via dalla cabina di regia, dice dimmi almeno quello non va, e pare che il problema sia stato posto è quello del tempo, peraltro questione che diciamo condivisa da tutti, nel senso che effettivamente questo documento è arrivato, però va anche detto che era un documento che parte da un lavoro fatto dal Parlamento, da Marattin, dal Presidente della Commissione Finanze di Camera e Senato, insomma vabbè, il doppio binario delle relazioni con Matteo, che dice non stiamo parlando dell'oroscopo ma della legge delega sul nuovo fisco. Poi c'è l'intervista a Letta che brinda per le cose, via dicendo, dice Salvini problema per l'Italia, atto irresponsabile, così prova a far saltare il banco. E poi vedrete che ci sarà Malpezzi, tutti, Latinagli, tutti che diciamo, parlano in questo modo. Va bene, abbiamo visto che cosa è successo. Allora però vediamo anche qualche altro giornale, Repubblica. A pagina 3 c'è retroscena di Tommaso Ciriaco e Roberto Mania, sedie vuote, Draghi freddo e sull'agenda tira dritto, il Premier non crede alla rottura e valuta un incontro con Salvini, intanto prepara la legge sulla concorrenza. Come vedete Draghi diciamo tira abbastanza dritto, non è che segnalo anche La Stampa a pagina 3, anche qui è Francesco Olivo. Lo strappo di Salvini, il leader pensa alla rottura, ora basta chinare il capo, scontro nella Lega, i falchi chiedono all'ala governista di incidere di più. Vedrete che comunque la Lega ci riserverà tante sorprese nei prossimi giorni. Il Domani è in prima pagina, Draghi mette subito in crisi Salvini che contesta la riforma del fisco, vedete che capovolge completamente il Domani la cosa, non è Salvini che mette in crisi il governo Draghi, ma è Draghi che mette subito in
crisi Salvini. Il giornale, perché dobbiamo vedere anche come la impostano i giornali. Allora, i tassatori ci riprovano, delega fiscale, e diciamo la sinistra già spinge per più imposte, ma il centrodestra fa slittare al 2026 la riforma del catasto. Dubbi su IVA e IRPEF, la Lega diserta il CDM e sfida Draghi. Brunetta dice la vittoria di Forza Italia, la casa non si tocca né ora né mai. Quindi, come vedete, Forza Italia che sta un po' stretta, diciamo, rispetto a questa sterzata di Salvini, cerca di rivendicare che quello che ieri il Presidente del Consiglio ha detto, cioè che comunque prima di 5 anni non si affronterà il tema delle conseguenze di un'eventuale revisione del catasto, come una propria vittoria. Vabbè, è anche lecito. Il Tempo, a pagina 3, Salvini si è stufato, Draghi rischia grosso, questo è il retroscena di Francesco Storace, il leader leghista ha mandato un messaggio chiaro al Premier, non si approva più nulla al buio e Super Mario dovrà cambiare metodo. Questo è quello che pensa Storace, non c'è alcuna fronda contro Matteo, sono stati i ministri a ribellarsi e non andare alla riunione. Ma insomma, questa lettura mi sembra un pochino azzardata, ma insomma è quella che dà il Tempo. Non possiamo non vedere Libero, ma basta vedere il titolo di apertura: crisetta di governo, Salvini sfida Draghi, tasse e catasto, la Lega boccia la riforma, il Premier gesto serio, Matteo no delega in bianco. Potrei finirla qua, voglio segnalarvi Il Foglio, perché Il Foglio dice invece una cosa diversa: Salvini fugge da una riforma fiscale fatta a misura di Lega, semplificazione, riduzione dell'IRPEF, fine dell'IRAP, federalismo fiscale, ma al Carroggio la delega non piace. Questa sarebbe la contraddizione che mette in evidenza il Foglio. Ma sta delega fiscale, allora vediamo rapidamente, perché tutti i giornali fanno un racconto di qual è il merito di questa delega fiscale. Repubblica lo fa a pagina 5, lotta contro l'evasione da 100 miliardi, il catasto solo nel 2026, questo è il titolo, ma vi segnalo Il Sole 24 Ore in prima pagina, riforma per IRPEF, IVA, IRAP, catasto. La Lega diserta, Draghi dice spiegherà, il CDM approva la delega, strappo del Carroccio, Letta dice fatto gravissimo e il Premier dice non vogliamo aumentare il gettito globale ma diminuirlo. Questo è quello che dice Il Sole 24 Ore. Il Tempo la vede in modo diverso, il titolo di apertura è da Draghi bomba sulla casa, approvata la legge delega per ritoccare i redditi catastali, 5 anni di tregua, poi scatteranno le super tasse. E poi c'è un giudizio critico, che è quello dell'ex ministro delle finanze Tremonti, che è intervistato dalla Stampa a pagina 7 e che dice un suicidio politico toccare il catasto, governo timido sul taglio del cuneo. Questa è la valutazione di Tremonti. Ma vediamo allora sugli effetti, diciamo, di questa decisione, qual è il pensiero di alcuni commentatori politici. Comincerei da Folli sulla Repubblica, a pagina 35, nella pagina dei commenti, nella sua rubrica Il Punto, che la mette così, dice il cortocircuito di Salvini, dice in questo caso se ne fa una questione, fa riferimento al perché c'è stata la rottura eccetera eccetera, e dice soprattutto che del resto le crisi si fanno semmai quando si è forti, non quando si è debolissimi, riferito ovviamente al risultato elettorale. Dice in questo caso se ne fa una questione di tempo, troppo poco per esaminare la riforma fiscale, troppo poco per far conoscere agli elettori una serie di candidati inadeguati. Ma forse le cose non stanno così, forse per la Lega, anzi per l'intero centrodestra, è giunto il momento di riflettere su quale proposta e quale immagine si vuole offrire al Paese. Salvini al momento non lo sa e appunto guadagna tempo. È chiaro che non condivide l'intervento sul fisco, nel senso che teme la trappola, ma non sa esattamente come reagire, anche perché il suo partito gli sta girando le spalle, vedete che c'è una valutazione diversa rispetto al Tempo. O quantomeno gli chiede conto del disastro elettorale. Il problema non è ovviamente riducibile al contrasto con il ministro Giorgetti, il più vicino a Draghi. C'è molto di più. La Lega sembra aver perso il contatto con il suo retroterra. E conclude, a proposito di Draghi, conclude così Folli. Finora Draghi si è retto su una maggioranza trasversale in cui nessuna forza ha prevalso sulle altre. D'ora in poi Salvini rischia, con le sue interperanze figlie di frustrazioni, di regalare il Presidente del Consiglio al centro-sinistra. Ecco, un po' quello che dicevamo prima. E questo giusto alla vigilia della contesa per il Quirinale. Sarebbe una bizzarria, sarebbe una bizzarra forma di autolesionismo. Si può obiettare che la riduzione, o almeno il non aggravio del carico fiscale, è un punto cruciale per il centrodestra.
ma la Lega salviniana sembra arrivata al confronto poco preparata, senza un'idea chiara di quale destra intende rappresentare sul piano culturale prima che politico. Questo è il giudizio di Folli. Abbiamo ancora da segnalare invece Sallusti, che sul Libero la mette così. Dice: quello di Salvini è un atto politico forte, una sfida a Draghi dalle conseguenze imprevedibili, perché quando si gioca con il fuoco da un momento all'altro può partire un falò magari non voluto. Draghi, raccontano, non l'ha presa bene, ma tira dritto, da abile giocatore vuole che sia Salvini a calare, se non le braghe almeno le carte, e vedere fino a che punto il leader della Lega è disposto a spingersi sulla via della crisi di governo. Partita interessante, perché entrambi hanno le loro ragioni. In sintesi, Salvini non può avallare neppure l'ipotesi di un aumento della pressione fiscale, soprattutto sulla casa, anche se lontana nel tempo. Draghi non può rimangiarsi, ne va della sua credibilità, l'impegno preso con l'Europa di riformare il paese in cambio di una montagna di soldi, i famosi 200 e passa miliardi del recovery plan. Se qualcuno si era illuso che questi aiuti vitali per la nostra economia fossero gratis et amoris Dei, oggi prende atto che così non è. Da qui non se ne esce, e chiude Sallusti. È vero che le tasse sulla casa non aumenteranno domani, ma è altrettanto vero che si sta preparando il terreno perché questo accada. Qui la questione non è da che parte stare, ci basterebbe sapere che cosa Draghi, oltre ai soldi europei, è in grado di dare ai cittadini e alle imprese come compensazione di un nuovo ordine. Perché io, Stato, per chiedere, in questo caso imporre, equità e giustizia, devo per prima essere equo e giusto, cosa che oggi non è. Così Sallusti, e possiamo... chiudere con Ugo Magri sulla Stampa, che è il Quirinalista, e che dice: tira ancora aria di papete. Guardate, questo è riportare l'atteggiamento di Salvini a quello che è stato il papete. Non è solo Magri, è sicuramente Magri di cui leggiamo l'editore, il fondo oggi, ma poi anche Sorgi, sempre sulla Stampa, a pagina 5, parla del papete. La Fusani in prima pagina sul Riformista, Salvini Rosi che prova a sabotare Draghi, ma è un altro papete, quindi sto papete ritorna come scelta di comportamento di Salvini. Andiamo a vedere allora Magri sulla Stampa, comincia anch'esso in prima pagina, ma non andiamo direttamente a pagina 29 dove prosegue questo articolo, e Magri la mette così: uno scatto di nervi che in altre stagioni della Repubblica avrebbe provocato immediati chiarimenti e magari la crisi del governo in carica. C'era davvero motivo di arrivare a tanto? Se Salvini nutriva dubbi sulla legge delega, che in fondo è una scatola vuota perché fissa indirizzi generali da tutti condivisi, fiscalità più equa ma senza aumentare le tasse, avrebbe potuto tranquillamente farli passare nelle prossime settimane e nei mesi a venire durante un esame parlamentare che prevede mille altri passaggi. Non aveva alcuna vera urgenza di piantare la grana sfidando a muso duro il Premier, accusandolo sopra le righe di comportamento scorretto. Sarebbe bastata al massimo una telefonata. Invece Salvini ha scelto la teatralità, come se dopo la legnata del 24 ore prima dovesse dimostrare qualcosa, di essere ancora vivo e in grado di vendere cara la pelle. Ammaccato e dolorante, ma disposto a tutto per tutto, in chiara difficoltà, eppure deciso a risalire la china. Aveva bisogno di incuorare le truppe suonando una carica immediata, anche se disperata, perché non c'è vera logica in questa fiammata improvvisa, tantomeno una strategia. Perché Draghi non è personaggio da lasciarsi intimidire facendogli bau, perché se Salvini decidesse di rompere, il governo tirerebbe avanti senza la Lega, ci sono i numeri per farne a meno. Perché siamo al terzo mese del semestre bianco che impedisce di sciogliere le Camere e non andremo comunque a votare. Perché, replicando il papete, Matteo vanificherebbe tutti gli sforzi compiuti per accreditarsi quale leader responsabile, perché alla fine darebbe soltanto ragione a Giorgia Meloni, che ieri non a caso lo spronava già, e questo dovrebbe farlo pensare. Così Magri sulla Stampa. Chiudiamo questo capitolo. Guardate, sugli altri temi, vi segnalo: il CTS ha dato l'ok per le discoteche, ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 21, però con dei limiti, però insomma già è un passo avanti. Andiamo a pagina 21: le discoteche saranno riaperte, il CTS dà l'ok nelle zone bianche, si potrà entrare solo con il Green Pass, capienza massima del 35% a chiuso e del 50% all'esterno. Beh, visto che è arrivato l'autunno, mi pare complicato che al momento all'esterno si possa fare chissà che. Per quanto riguarda i vaccini, invece, vi segnalo due cose: un'intervista
a pagina 17 della Stampa, all'immunologo, se non sbaglio, sì, Mantovani, che dice: bene la pillola, ma vaccino indispensabile, un bambino su 7 rischia il long covid. E che cos'è questa storia della pillola? Lo vediamo sul Tempo a pagina 11. È corsa la pillola anti-covid, AstraZeneca chiede l'ok alla cura della malattia per battere sul Tempo Pfizer. Merck e Roche intanto sorgono dubbi sulla durata della terza dose. L'EMA dice la risposta immunitaria potrebbe durare oltre 6 mesi. Poi c'è il tema dei, vabbè, insomma, il no green pass, dicendo, ma insomma, la notizia che Pippo Franco è stato beccato con un green pass falso, candidato se non sbaglio per Fratelli d'Italia o per la Lega, non so bene, o per Forza Italia, insomma, resta il fatto che l'hanno beccato. Per quanto riguarda il PD, voglio segnalarvi solo alcuni articoli. Il Domani, a pagina 7, ci dice che c'è una guerra sulla legge elettorale. Dentro al PD, vittorioso, cova lo scontro sulla legge elettorale. La maggioranza Dem vuole mantenere la legge attuale, ma c'è chi considera il proporzionale l'unico modo per vincere contro le destre. Il timore è che il trionfo del Comunali sia il preludio di uno schianto alle politiche. Questo per quanto riguarda la legge elettorale. Poi invece il Giornale si occupa del PD per quanto riguarda il Quirinale, con, se non sbaglio, Laura Cesaretti, a pagina 10. Nella partita per il Colle, il PD si incarta su Mattarella. Meloni evoca Draghi, Forza Italia la stoppa subito. Letta con troppi candidati e ritorna alla suggestione, che la suggestione sarebbe Mattarella. Questo è quello che ci dice la Cesaretti sul Giornale. Anche il riformista si occupa del PD, lo fa con Michele Prospero. PD, vinci se sei cerniera del sistema, non se sei stampella di Conte. Questo è l'avvertimento che il riformista fa al PD. Oh, ci sta tutta una parte giudiziaria, non ho molto tempo. Premessa, sto parlando di tutte indagini e lo dico a Salvini, lo dico ai garantisti a fasi alterne o soprattutto quando riguarda se stessi e non riguarda gli altri. Stiamo parlando di tutte indagini, quindi stiamo parlando di tutte persone che vanno considerate innocenti e che stanno subendo quel clamore mediatico, processo mediatico, quello che volete, via dicendo, esattamente come magari hanno fatto ad altri nel passato, compreso il professor Galli, che io l'ho visto in televisione sparare a palla incatenata contro questi politici schifosi, che e il morale della favola ci porta che a pagina 23 la Repubblica ci dice che concorsi truccati, Galli sotto accusa, al sacco favorì le assunzioni di amici. Ovviamente qua già ci stanno i verbali, tutte le cose che ovviamente i giornali già hanno, no? Tutto questo è un copione che ormai conosciamo perfettamente. Gli ultimi diventano primi e la segretaria disse: questo finisce in galera. I verbali, che non si sa come, Repubblica, o meglio, si sa perfettamente come. Oh, la Corriere della Sera ci parla invece di un'altra inchiesta che è stata aperta dalla Procura, è quella nei confronti di Fidanza e di Fratelli d'Italia, per la famosa cosa di Fanpage, pagina 28, Fidanza e i contributi in black, indagato, finanziamento illecito, l'europarlamentare e Yonghi Lavarini accusati dai PM anche di riciclaggio, Giuseppe Guastella ci parla di questo. E poi ce n'è, perché ovviamente c'è Fidanza, ma c'è anche Morisi, e anche questo lo possiamo prendere, visto che ci siamo, dal Corriere della Sera, a pagina 28, cerco qualcuno per sballare, la chat tra Morisi e i due escort era loro la droga dello stupro. Il primo contatto online alle 3 di notte, sono già in onda. Vabbè, insomma, anche qui c'è le chat, le cose, tutto, potete trovare tutto, come se fosse, come se aveste il telefono in mano di Morisi. Oh, siccome a chi tocca non si ingrugna, dicono a Roma, il Domani a pagina 9 ci dà, ma non solo il Domani, la notizia che anche Conte c'ha qualche problema. Perché? Perché il famoso Di Donna è indagato pure lui, indagato l'ex socio di Conte, Di Donna fa affari col Covid. I PM di Roma hanno ordinato la perquisizione dello studio del professore, fedelissimo dell'ex premier, illegale accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite, coinvolti altri avvocati. Pare che si parli di cose, appalti sulle mascherine, cose e via dicendo. Ripeto, stiamo parlando di tutte indagini. Però qui il riformista, diciamo,
lo mette in evidenza come quella per Lidio Abate, nel senso che non è indagato, però ai ai c'è pure il cronista antimafia Lidio Abate nelle intercettazioni di Giovanni Boda. Giovanni Boda è quello della vicenda che il MIUR con il capo dipartimento che si è attentato al suicidio, insomma tutte le cose che sappiamo. Comunque il Riformista ce ne parla a pagina 7 con Aldo Torchiaro: nelle intercettazioni della Boda spunta il cronista antimafia, la capa del Dipartimento delle Risorse Umane accusata di corruzione in una conversazione con Federico Bianchi, ora ai domiciliari, parla di un passaggio di denaro a favore di Lidio Abate. Ma insomma, diciamo, il Riformista dovrebbe essere il primo a dire che sì, insomma, vediamo poi che cosa succede. Ce n'è anche per i preti, per la Chiesa, diciamo. È il Corriere della Sera che ce lo dice a pagina 24, perché c'è Becciu che sta avvenendo una cosa strana. Becciu e il Palazzo di Londra. L'accusa adesso chiede l'azzeramento del processo, la difesa vuole la nullità. Oggi la decisione del Tribunale Vaticano, la difesa vuole la nullità. Perché? Perché dice che l'interrogatorio di Alberto Perlasca, che è un monsignore, che è l'accusatore di Becciu, in realtà non è stato possibile visionarlo se non in piccole parti, e lì ci sono le accuse principali. Vedremo che cosa deciderà Pignatore, che è quello che deve decidere. Invece non ci sarà la galera per Feltri per il titolo sulla sindaca Raggi, ce lo dice Libero a pagina 11. PM smentita, niente galera per Feltri, la sentenza, il fondatore di Libero e Pietro Senaldi non meritano il carcere per il titolo sulla Raggi, fare ironia non è reato, questo ci dice Libero. Invece ci sono problemi per quanto riguarda la Francia, per i preti francesi, perché c'è tutta l'inchiesta sulla pedofilia, che è un'inchiesta molto pesante, ce ne parla la Repubblica, pagina 17, la Chiesa francese travolta dalle accuse, oltre 300.000 vittime di preti pedofili, svelato il rapporto Sauvé, l'autore, ho visto il male assoluto e il dolore del Papa, Anaïs Ginori, corrispondente della Repubblica da Parigi. Vi segnalo invece, sempre su Repubblica, una bella intervista con l'ex sindaca di Genova, Vincenzi, che a pagina 27, intervistata da Marco Lignara, dice: andrò ai servizi sociali, ma per me e Genova non c'è giustizia, pago per la gestione dell'alluvione 2011, rispetto i giudici, ma sono l'unica giudicata colpevole per eventi naturali sempre più frequenti. E credo che non abbia tutti i torti la Vincenzi a proposito di questo. Notizia ancora, non è un femminicidio ma una cosa ancora più allucinante, ce lo dà La Stampa, perché questa donna che è stata uccisa è di Torino, a pagina 19, ha rifiutato le avance di uno ed è stata ammazzata, offre un caffè alle ragazze e le firma, poi la furia assassina contro Carmine, il delitto in un bar torinese, all'origine del gesto forse un rifiuto, odia le donne occidentali, questo è quello che ci dice La Stampa, se non sbaglio il marocchino. Voglio invece segnalarvi, sempre dalla Stampa, pagina 22, che torna la pena di morte in America, in particolare in Missouri, il boia non si ferma, il Missouri non cede alla richiesta del Papa, il governatore conferma l'esecuzione del disabile Ernest Lee Johnson, Francesco tramite il nunzio gli aveva scritto per chiedere la grazia. Da ultimo vi segnalo sul Messaggero lo scontro nell'Unione Europea, non soltanto sulla energia ma anche sul patto di stabilità, ce ne parla il Messaggero a pagina 17, su energia e patto si riaccende lo scontro con i fatti della UE, il 19 ottobre Bruxelles presenterà un documento per l'avvio della discussione sulle regole di bilancio, pure sul caro bolletta cresce la tensione per lo stop dei paesi del nord all'ipotesi di riserve comuni di gas. Beh, con questo abbiamo chiuso la rassegna stampa, se volete ci vediamo domani alle 7:30 e buona giornata a tutti.